Salve a tutti e bentornati per una nuova video recensione. Oggi andiamo direttamente in Francia. Sì, perché negli ultimi anni, non so se vi siete accorti, ma diversi film horror che abbiamo avuto modo di vedere sono appunto diretti da registi francesi. Film come La Horde, quello zombie movie uscito insieme parallelamente a Resident Evil Afterlife, oppure Damn, che è già un pochino più vecchio, quel film con quella ragazza ambientato nel bosco, è passato un pochino inosservato, forse non ve lo ricordate. Però chi sono i registi responsabili di questa corrente? A me il primo che mi passa per la testa è Alexandre Aja, di cui ho già parlato tempo fa, e se ve la siete persa vi linko la video recensione qua sotto, video recensione di Alta Tensione, che appunto è il suo primo film nel 2003. Dopo quello però è stato divorato da Hollywood e fa solo ed esclusivamente remake, come Le Colline Hanno Gli Occhi, Mirrors, Piranha 3D, e con i soldi fatti è diventato un produttore. E che cosa fa? Produce altri remake, come Maniac. Non che sia una cosa malvagia, visto che questi film non sono male proprio per niente, però passando ad altre persone che invece non sono state fortunate come Aja, ci sono i Alex Bustillo e Julian Mauri, che probabilmente non conoscete perché i loro film non sono mai arrivati in Italia. Il primo film che hanno fatto in coppia è stato All'Intérieur, che in inglese è uscito fuori con il titolo Inside, dove appunto c'è questa ragazza incinta che fa un incidente, gli muore il marito, poi torna a casa e c'è qualcuno che vuole farle la festa. Citazioni da Halloween, dal cinema italiano, c'è una scena dove gli viene infilzata la mano con le forbici, che è identica a Fenomena. Questo la dice lunga su questi registi, da cosa si ispirano, da noi. Poi i due registi, che lavorano sempre in coppia, sono stati contattati dai fratelli Weinstein per fare prima il remake di Hellraiser, di cui però non se ne è fatto più niente, e poi addirittura Halloween 2, che se ben ricordate Rob Zombie non voleva più fare niente, Halloween non lo voleva più sentire nominare, e così Weinstein si misero a cercare altri registi, tra cui Patrick Lussier, tanta gente, e anche loro. Sembra che questi due avevano scritto anche una sceneggiatura molto figa, molto bella, per cui loro erano impazziti. Solo che dopo è tornato Rob Zombie che dice: oh, ci ho ripensato, lo faccio io, e loro sono andati via. Quindi ritornano in Francia e producono e dirigono quello che sarà Livid, che è un altro film che ho avuto modo di vedere qualche mese fa ed è veramente bello. Non un capolavoro, però è un altro film che, come ho già detto poco fa, si ispira al cinema nostro italiano, in particolare a Suspiria. Suspiria coi vampiri, potrei definirlo. E non è male proprio per niente, peccato che la distribuzione italiana è cieca e non ci fa vedere questi film. Un altro che è un po' diverso da questi due, che è più simile ad Aja, che ce l'ha fatta, si può dire, ad entrare nel giro, è stato Xavier Jens. Xavier Jens aveva fatto quella pesta dello splatter che è stato Frontiers, e dopo quello appunto con i soldi americani è andato a fare Hitman, tratto dal videogioco, solo che l'attore non ci sta proprio per niente. Dai, diciamolo, volevamo Jason Statham, ma no, vabbè. E dopo Hitman sembra che abbia fatto un altro film che ho avuto modo di vedere, che però qua in Italia non è uscito, che si chiama The Divide, dove appunto c'è questa esplosione atomica e un gruppo di persone rimangono rintanate in un rifugio sotterraneo, tra cui Michael Biehn di Terminator, e non vi svelo altro, cercatelo su internet e guardatelo. Ma chi è il regista più figo di tutti questi qua messi insieme, secondo me? Pascal Augier. Di lui che parliamo oggi, dopo tutto. Chi è Pascal Augier? Pascal Augier è un grandissimo amico di Christoph Gans. Christoph Gans è il regista di Silent Hill del 2006, però prima ancora è stato il regista del Patto dei Lupi nel 2001 e anche di Crying Freeman, prodotto da Usna, ma lasciamo perdere. Il Patto dei Lupi è stato una specie di Colossal fatto in Francia. E Pascal Augier appunto era sul set, avrà fatto mille faccende di cui non è accreditato,
L'unica nel quale appunto troviamo il suo nome è il making of del film, che si trova nel DVD. Essendo rimasto amico con Christoph Gantz, è riuscito, grazie a lui, a farsi produrre il suo primo film, che è Saint Ange. Saint Ange è un film scritto e diretto da Pascal Augier nel 2005. Nella trama abbiamo Anna, che è questa ragazza incinta, anche se tende a nasconderlo, a non farsi vedere, che arriva a lavorare come donna delle pulizie in questo vecchio orfanotrofio che ormai sta chiudendo. Qui conoscerà le altre figure, che sono sempre donne, tre donne. Abbiamo Helenka, che è una donna abbastanza robusta, che appunto faceva le pulizie prima di lei. Poi abbiamo Judith, che è una ragazza un po' insana di mente, un pochino instabile, che appunto aiutava Helenka. E poi abbiamo Francard, che è la madre superiora, la suora che comanda dentro l'orfanotrofio, interpretata da Catriona McCall, che, ok, è stata Lady Oscar, in francese degli anni 70, ma che noi fan di genere ricorderemo per sempre nei migliori film di Lucio Fulci, che sono Quella villa accanto al cimitero, Paura nella città dei morti viventi e soprattutto L'aldilà e Tu vivrai nel terrore. E in questo film, infatti, come ho già detto prima anche in altri film francesi, si tende molto a omaggiare il cinema di genere italiano. E qui non si fa eccezione. Infatti Saint Ange non è altro che un grande omaggio a Suspiria di Dario Argento mescolato con L'aldilà di Lucio Fulci. Infatti se su Suspiria c'è questa ragazzina in una scuola di ballo che cerca di risolvere un mistero, che abbiamo questa ragazzina in un vecchio orfanotrofio che cerca di risolvere un mistero. Per quanto riguarda l'omaggio a Fulci è duplice. Da una parte c'è il finale, che ricorda in più punti quello di L'aldilà. E dall'altra parte c'è la figura della McCall che, oltre ad essere presente, la rivedremo nuovamente con le lenti a contatto bianche, proprio come nel film di Fulci. Saint Ange, comunque, nonostante questi elementi, non è stato capito da nessuno. È stato un flop commerciale enorme e anche oggi, con l'uscita del DVD, nessuno se lo guarda, nessuno sa cos'è. Perché? Perché secondo me quei pochi che l'hanno visto non ne hanno fatto un adeguato passaparola. Ma perché non l'hanno capito, penso. In effetti la trama è raccontata in maniera molto molto lenta, molto particolare, però non è per niente brutta. Io adesso provo a dirvela un po' senza ovviamente spoilerarvi il finale. Nella trama c'è un doppio binario. Da una parte abbiamo la storia di Anna, e da una parte invece c'è il mistero dell'orfanotrofio. Anna è una donna giovane, molto giovane, con un lavoro che non è un lavoro fisso, è abbastanza instabile, e appunto è incinta. Tende a non farlo vedere. Come mai? Chi è il padre del bambino? Non te lo dice, però te lo fa capire. In una delle scene iniziali, infatti, lei ha un incubo, dove è circondata da uomini. Questo a noi spettatori ci fa pensare che lei è stata violentata. È stata violentata e il bambino da una parte non lo vuole. Quindi da una parte abbiamo questa figura appunto di Anna con i suoi problemi. Dopo che Anna arriva all'orfanotrofio c'è queste presenze, questi bambini. Gli ultimi bambini appunto le danno un avvertimento. Guardati dai bambini cattivi, gli dice. Cosa vuol dire? Lo scopriremo più avanti nel film. Lei appunto cercherà di risolvere un mistero che si nasconde dietro queste mura. Il mistero, ve lo svelo io una piccolissima parte, in pratica il film è ambientato nel 58 e si lascia intravedere che durante la seconda guerra mondiale, che è finita nel 45, i bambini in una particolare ala di quell'orfanotrofio venivano presi e venivano eseguiti su di loro degli esperimenti. Esperimenti fatti, penso, dai tedeschi e che in particolare coinvolgevano i loro occhi. E la ragazza instabile che è rimasta lì, Judith, ci lascia pensare appunto che è una di questi bambini che è cresciuta ed è rimasta lì, perché ha un occhio di un colore e l'altro di un altro. Il finale ve lo vedete, cercate di capirlo, e se poi non lo capite, su internet ci sono tutte le spiegazioni, davvero. Quindi è un brutto film? No, assolutamente no. C'ha le musiche di Joseph Loduca, quello che ha fatto le musiche della Casa 1 e la Casa 2.
se vi è piaciuto, che spero che sia così, vi consiglio di vedervi The Others, prodotto da Tom Cruise con l'ex moglie Nicole Kidman, e Session 9, due film che non sono uguali ma sono piuttosto simili. Quindi, Sant'Angel, appunto, eccolo qua, è un buon film secondo me, il DVD, eccolo qua, speriamo che si veda, c'è scritto versione noleggio, non guardate che è versione noleggio, la copertina fa schifo, sembra che sia stata tirata, l'hanno allungata da questo effetto tremendo, nei contenuti speciali c'è un dietro le quinte, dura una ventina di minuti, però è abbastanza esauriente. Dopo Sant'Angel, Pascal Ogier era abbastanza demoralizzato, questo perché nel set si era innamorato, non so di chi, spero non della McCall e non di quella la vecchia picciona, mi sa una delle due protagoniste, comunque. È innamorato e non è stato ricambiato questo amore, quindi era giù dal lato sentimentale. Dall'altra parte era demoralizzato che il film aveva fatto un flop della Madonna. Quindi si era abbattuto. E cosa ha fatto? Ha scritto Martyrs. Martyrs doveva essere il supremo vaffanculo, perché se andava male quello, lui avrebbe lasciato il cinema. Quindi con Martyrs doveva darci giù tutto quello che c'aveva dentro, doveva scaricarsi. E infatti il film, ecco che cos'è, non dico un'orgia di sangue, però è abbastanza crudo, crudele, violento, sporco, rozzo. Anche questo molti lo definiscono solo un torture porn. Non ci hanno capito un cazzo, niente di più sbagliato. Il film, sì, pesca un pochino nelle mani del torture porn, ma non è un torture porn. È più quel filone che si era creato negli anni 70, che è un rape revenge, cioè stupro e vendetta, come Non violentate Jennifer, L'ultima a casa sinistra, mescolato un pochino, leggermente appunto con torture porn, ma leggermente, perché questo film non è né... è ok, è più violento di Saw, sì, però non arriva a toccare le vette e le altre cose come a Serbian Film. Non è... quello è un torture porn. Questo è un molto più psicologico, ok? Ti fa vedere il sangue, però ti fa anche pensare. Vuole farti pensare, Pascal Ogier, non vuole solo scioccarti con le budella, le frattaglie. Comunque, ok, a parte che ha avuto un casino di problemi con la censura, perché erano 20 anni che in Francia non si faceva un film vietato ai minori di 18 anni. Eccolo qua. Di cosa parla? Parla di una ragazzina che si chiama Lucy, che alla tenera età di 10 anni viene trovata seminuda in uno stato tremendo, completamente sporca, in uno stato mentale di sotto shock più totale, che viene presa e viene messa in un orfanotrofio. Qui appunto lei è isolata, non vuole fare amicizia con nessuno, di notte ha degli incubi pazzeschi, e l'unica persona che si avvicina a lei è Anna. I due stringono amicizia, diventano amiche per la pelle. Il direttore appunto di questo collegio interroga Anna e dice: che cos'ha la tua amica Lucy? Perché non vuole stringere amicizia con nessuno? E lei gli rivela che di notte ha degli incubi, sta male. Infatti vediamo nelle scene iniziali del film che si vede mentre dorme questa figura, che la prima volta che lo vedevo dico: che cavolo è, la Medeiros di Rec? Invece no, però mi era sembrato. Poi c'è uno stacco di 15 anni. Sembra proprio che cambiamo film, perché dell'atmosfera cupe, dark che c'è all'inizio, andiamo in una famiglia borghese di ceto medio che sta facendo colazione, cioè tutta quanta la location è completamente stravolta, se prima era tutto scuro adesso è tutto quanto bianco, solare, abbiamo la mamma che sta pulendo le tubature e tira fuori un topo, il papà che legge il giornale. Fratello e sorella, fratello che è stato cacciato dalle scuole, da non so quante scuole. La sorella invece che è tutta soddisfatta, che ha fatto nuoto, ha vinto la medaglia, che cavolo è, e litigano, come tutti i fratelli e sorelle. E nel mezzo di questa situazione familiare, arrivano a suonare alla porta e boom, c'è un cambio di registro di nuovo, che ti cambia tutto quanto. Che cos'è? È questa ragazza, che capiamo subito dopo che si tratta di Lucy, che è entrata dentro casa con un fucile a canne mozze e inizia a fare una strage, inizia ad ammazzare tutti, prima fucila il padre, poi la madre, poi il fratello, poi la sorellina che stava scappando, secca anche lei. Veloce. È un torture porn? Proprio no. La sequenza è crudissima, veloce, spiazzante.
nemmeno avete tempo di capire che cazzo sta succedendo. Niente di tutto ciò. Poi Lucy cosa fa? Dopo che ha accoppato tutti, si mette a piangere. Telefona a chi? A Anna, alla sua amica che sta fuori, dice: vieni, li ho fatti secchi, li ho ammazzati. Anna arriva, da buona amica come sempre, e scopriamo che le due hanno lasciato l'orfanotrofio. E in pratica Lucy stava andando a cercare i suoi aguzzini, che da piccola l'avevano rapita, l'avevano torturata. Soltanto che lo spettatore inizia ad essere confuso, dice: ma chi sono i buoni, chi sono i cattivi? Questa qui era una famiglia per bene, questa invece è una pazza scatenata. Prima che arriva Anna ad aiutare l'amica Lucy, quest'ultima ha un confronto di nuovo con le sue paure. Infatti vediamo di nuovo questo cadavere in decomposizione che sembra la Medeiros di Rec che la attacca. Anche qui siamo confusi, ma succede davvero? No, è solo nella sua testa. Dopo comunque arriva Anna, i due cercano di ripulire tutto quanto e alla fine c'è di nuovo il cambio di registro. E qui non so nemmeno se fermarvi a raccontare la storia. Vi dico qualcos'altro, ma non tutto. Qui il film cambia e diventa, si ferma, rallenta. È come se all'inizio ci fosse stato tutto quanto un Luna Park, uno scivolone, e lì dopo si ferma. Si ferma e riprende piano piano per salire verso il finale, che è una figata. Succede che a metà film arriva un'organizzazione, che quindi ti fa intendere che effettivamente quella famiglia così pulita, così di ceto medio, così tranquilla, non è effettivamente quello che sembrava. Prendono Anna, la buttano in uno scantinato e inizia il torture porn. Torture porn che si limita a tagliare i capelli, dargli qualche cazzotto, dargli da mangiare. È una tortura più psicologica mentale che fisica, effettivamente. Dopo, più avanti, arriverà anche quella fisica estrema, cioè si passa da un'estremità all'altra, e non vi dico cosa fa. Qual è lo scopo di questo film? Lo scopo, come vedremo con un personaggio che assomiglia tantissimo alla direttrice di Suspiria, Rita D'Argento, anche qui citazione al cinema di genere italiano, in pratica questa vecchia stronza, non so come altro descriverla, cerca dei martiri. Lei aveva istituito questa organizzazione, un'organizzazione simile a quella di Hostel, dove rapiscono le persone, i bambini, perché appunto sono gli elementi più puri, in particolare le femmine, le torturano, le tengono segregate da qualche parte, le lasciano crescere in cattività, e alla fine quando muoiono hanno negli occhi una strana luce, come se vedessero cosa c'è nell'aldilà. Ed è questo quello che è il tema del film, la domanda che ti pone nel film: cosa c'è all'aldilà? Qualcosa di buono? Qualcosa di brutto? Ti dà risposta? Non ve lo dico, vi guardate il film. Il Blu-ray? Io ho il Blu-ray, non ho il DVD. L'ho trovato in un cestone a Marco Polo a 7,90 e gli vale a tutti. Si vede bene, si sente benissimo. Degli extra c'ha un documentario di 85 minuti, il DVD invece no. Quindi fatemi i vostri conti. È un film che merita assolutamente di essere visto, merita da essere posseduto. La fotografia è rozza, è sporca, tutto quello che serve. Le musiche, c'è un tema musicale che è molto carino, molto bello, che sembra effettivamente che non c'entra un cazzo con il film, però messo nel film, con le immagini, ci sta perfettamente. E la fotografia, come ho già detto dall'inizio, passa dall'estrema oscurità alla cosa più solare, poi di nuovo all'estrema oscurità e poi nel finale di nuovo solare. È un film particolare, magari ce ne fossero così di horror invece che tutte robe tutte uguali. Ha fatto successo? Sì. Rispetto a Saint Ange ha partecipato ad un sacco di festival, quello di Toronto, ha fatto entrare un bel po' di soldi e quindi ha messo in luce il nome di Pascal Augier. Anche lui, come Alexander Bustillo e Julian Meury, è stato chiamato dai Weinstein per questo benedetto remake di Arriser. Ne ho già parlato nella video recensione della saga di Arriser, ve la linko qua, ve la andate a vedere, così non dico le stesse cose. Fatto sta che Pascal Augier aveva scritto una storia bellissima, la passata a Clive Barker. Barker gli ha detto: sei un figo, hai capito tutto del mio Arriser, complimenti, però sai già che quelli là non te la prenderanno mai, vero?
E così è stato, i Weinstein l'hanno letta, ha detto no, no, è troppo crudo, è troppo così, non va bene, ci vogliono le ragazze giovani, ci vuole il killer a mo' di slasher. Non ci hanno capito un cazzo, pure i Weinstein. Quindi, cosa è successo dopo di quello? Il nome di Pascal Lauliere andava di qua, andava di là, stava per accettare di fare un film con dei cani assassini, con Ben Gase, quindi vi dico solo cosa poteva succedere, finché è venuto fuori un produttore che aveva già conosciuto dai tempi di Christoph Gans, un amico di Gans, diciamo, che gli propone, dice, oh, to' i soldi, fai quello che ti pare, ce l'hai una storia per me? E lui effettivamente ce l'aveva una storia, ed è Tolman. Tolman è una cosa che aveva scritto addirittura prima di Martyrs, e che l'ha ritirata fuori adesso. Io ne avrei già parlato in uno speciale che è il meglio e il peggio del 2012, però l'avevo detto molto velocemente. Adesso invece me ne parlo in una maniera un pochino più approfondita. Anzitutto mi ripeto che io ho già avuto un rapporto molto molto strano con questo film. La prima volta vidi il trailer americano e me lo impostò come tutto un tipo di film. In pratica faceva vedere che c'era Jessica Biel, la ragazza di Erin di Non aprite quella porta, il remake, che appunto aveva un figlio. Dopo una sera, in una notte di pioggia, arriva questa creatura con l'impermeabile, tipo Jeepers Creepers, che gli rapisce il bambino, glielo porta via, lei va all'inseguimento, si attacca al furgone e rimaneva così in sospeso. Dico, sarà una figata sto film, lo dovrò per forza vedere. Quando vedo il film, non è così. O meglio, è così, i primi 10-20 minuti. Dopo un'altra ora e 10 è tutto un altro film. E ci sono rimasto male, me l'ero immaginato completamente diverso. E ammetto che dovrei rivederlo, quindi questa recensione non sarà proprio definitiva. Dovrei rivederlo, non ce l'ho in DVD, non ce l'ho in Blu-ray, quindi non ho modo di rivederlo per adesso. E il parere mio comunque sicuramente è positivo, perché è un bellissimo film, ha dei titoli di testa fantastici, la fotografia pure è curatissima e Jessica Biel è bravissima. Ma questo si sapeva già, dai, Non aprite quella porta. Di che cosa parla Tolman? Tolman vede Jessica Biel che appunto vive in questa cittadina, nel Canada, il film infatti è tutto girato in Canada, e si chiama Cold Rock. Qui c'è questa leggenda di questa creatura che di notte rapisce i bambini. E in effetti nella cittadina ci sono un sacco di casi irrisolti ovviamente, di bambini scomparsi. E questo è quello che capita appunto una sera a Jessica Biel, gli viene rapito il bambino. Lei parte all'inseguimento, ma colpo di scena è manco a metà film, pure prima, te lo mette all'inizio, dopo tutto il resto ci lascia pensare. In pratica nella cittadina c'è una specie di cospirazione, nel quale chi fa parte, chi non fa parte, non ve lo dico. E alla fine è tutto quanto per salvaguardare i bambini. Però non vi dico nient'altro, anche questo ve lo guardate, se no ve lo rovinerei. Anche qui Pascal Augier non ci risparmia le sue citazioni dal cinema di genere italiano, e in particolare da Lucio Fulci. Infatti ci sono più punti in comune con il film Non si sevizia un paperino, che non so se avete visto e se non l'avete fatto dovreste, perché è un altro film molto particolare, molto bello ed è di casa nostra. Su Non si sevizia un paperino, appunto, ci sono anche lì dei casi con un serial killer che uccideva dei bambini. Questo invece ve lo spoilerò, scusatemi, ma devo, perché è troppo bello. Nel finale si scopriva che era un prete il serial killer e uccideva i bambini perché da piccoli sono puri, quando crescono diventano delle teste di cazzo. Questo è un messaggio fortissimo. Su The Tolman, invece, il motivo non è proprio lo stesso, però ci si avvicina, c'entra sempre la purezza dei bambini da piccoli, eccetera, eccetera, non vi dico di più. Il film è validissimo, ci sono altre citazioni che sì, potrei dirle tranquillamente. Il fatto della cospirazione ricorda parecchio alcuni film come L'invasione degli ultracorpi, dove il protagonista sembra isolato da tutta la cittadina, perché c'è una piccola cittadina in comune, tutti sanno e tu no. Quindi c'è questo fatto di cospirazione molto bello. E poi, diciamolo, Jeepers Creepers, il furgone con il quale questo tizio rapisce il bambino è identico a quello di Jeepers Creepers. La figura vista in ombra veste l'impermeabile come su Jeepers Creepers. Ed ecco un'altra cosa curiosa, il titolo, vi dicevo. Il titolo è The Tolman,
Che poi mi pare che hanno pure cambiato, gli hanno dato un altro titolo, The Secret mi sembra, ma non sono sicuro. In italiano hanno cambiato il titolo in I bambini di Cold Rock. Hanno fatto benissimo. Ricordo quando sono andato a vedere Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro Ritorno, insomma l'ultimo di Nolan, e lì hanno fatto il trailer di The Tall Man. Che bello, perché non era il trailer americano che dava quella brutta impostazione. Era reso molto bello e in effetti si avvicinava a quello che è veramente la trama del film. Quindi dico, ah, bene, bene, meno male. E poi il titolo Tall Man, uno non può non pensare al film Fantasmi di Coscarelli, ai quattro film di Coscarelli, dove appunto il cattivo si chiama The Tall Man. È impossibile non pensarci. Insomma, The Tall Man è un film molto valido, anche questo, come tutti i film di Laugier. Quindi Laugier, posso concludere dicendo che è un regista molto interessante, con un suo stile molto particolare, che segue sempre, adora il cinema italiano e sono contentissimo di questo, però c'ha delle fisse molto molto particolari in testa e vediamole insieme in questi film. Punto primo, c'è sempre questa cosa che non sai chi è il buono e non sai chi è il cattivo. Su Silent Age non sai se la protagonista Anna è buona o cattiva, perché è incinta di un bambino, ok, quindi poverina perché è stato così, ma allo stesso tempo non sai se vuole tenere il bambino, quindi è buona o cattiva. Su Martyrs, appunto, la famiglia e la protagonista Lucy e Anna, chi sono i buoni e chi sono i cattivi? E anche arrivato alla fine, anche se non vi ho detto il finale, alla fine chi è il buono e chi è il cattivo? Vedrete. Su quest'ultimo, chi è il buono e chi è il cattivo? Non vi posso dire di più. Comunque è una fissa che si tiene Laugier in tutti i suoi film. Altra fissa, le donne. Ok, è vero che su Silent Age era sentimentalmente abbattuto, però su Silent Age protagonisti quattro donne, di cui una più protagonista delle altre. Su Martyrs protagoniste due donne e la cattiva una vecchia. Quindi ok. Su The Tall Man protagonista Jessica Biel. Quindi sì, le donne sono un altro punto di riferimento di Laugier. E poi i bambini, perché su Silent Age il tema sono i bambini, che siano appena nati o morti, o sono i bambini. Su Martyrs inizia con lei da bambina che viene torturata, seviziata, quindi anche lì i bambini, la purezza dei martiri, che devono essere presi da bambini, quindi pure lì c'entrano i bambini. Su The Tall Man, o meglio, i bambini di Cold Rock, lo dice il titolo stesso, i bambini che vengono rapiti. Insomma, è parecchio complicato Pascal Laugier. Ha queste tre fisse sul quale ci si mantiene sempre, e perché no? Ognuno ha le sue, non mi dispiace. Insomma, concludo dicendo che Laugier è un grandissimo regista. E sicuramente meriterebbe più spazio. Non capisco perché pochi conoscono Martyrs e quasi nessuno ha visto i suoi altri film. E questo è male. Insomma, non rinoleggiateveli, guardateveli, godeteveli e soprattutto fate il passaparola. Ci vediamo alla prossima video recensione e oh, prima di chiudere ho trovato questa foto. Che cacchio ci fa Claudio Simonetti sul set di Silent Age? Boh, ditemelo voi.